Gentili telespettatori, buona giornata. Benvenuti a questo video di Tele Italia. In Commissione Affari Costituzionali, un emendamento, cioè una proposta di modifica ai nuovi decreti sicurezza di Zingaretti, ha introdotto la cancellazione del limite massimo di migranti consentito per motivi di lavoro. Gasparri, furioso, dice: "Questa è follia". Quindi nel testo unico sull'immigrazione c'è un passaggio che disciplina anche il cosiddetto decreto flussi. Che cos'è? Si tratta di un emendamento, di un provvedimento che viene emanato ogni anno dal Presidente del Consiglio entro il 30 di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce. Quindi entro questo 30 novembre viene emanato e si riferisce a tutto il prossimo anno. E vengono fissati i paletti per le quote d'ingresso consentite per motivi di lavoro per migranti non comunitari. Migranti non comunitari significa extracomunitari. Extracomunitari, che poi diventa un appellativo offensivo, extracomunitario. Extracomunitario significa fuori, un migrante che è fuori dalla comunità europea, si chiama extracomunitario, diventato poi offensivo. Quindi qui si parla di migranti non comunitari. I giornali scrivono non comunitari perché scrivere extracomunitario è diventato per il politicamente corretto un termine offensivo. Quindi, in poche parole, il governo fissa il numero di migranti extracomunitari che possono entrare in Italia, che l'Italia può ricevere. Per il 2020 il decreto appunto scade il 30 novembre. Giuseppe Conte ha firmato il decreto flussi lo scorso 7 luglio e la norma è stata pubblicata in Gazzetta il 12 ottobre. Secondo questa disposizione potranno entrare in Italia regolarmente 30.850 migranti, di questi 12.850 per lavori subordinati, non stagionali, la restante parte per lavori stagionali nel settore agricolo, turistico. La disciplina relativa alla quota massima di migranti che possono accedere al nostro paese potrebbe adesso subire delle modifiche, perché stanno lavorando proprio nella Commissione Affari Costituzionali della Camera a convertire in legge il nuovo decreto sicurezza, quello pubblicato il 21 ottobre, quello che Matteo Salvini chiama il decreto clandestini, che io ho chiamato il decreto Zingaretti, decreti sicurezza di Zingaretti. Quello, per intenderci, che il decreto sicurezza che ha spazzato via il decreto di sicurezza di Matteo Salvini, ma quello il decreto fatto da Zingaretti non è veramente un decreto sicurezza. Lo chiamano così perché dovevano giustificare i grillini che non era una cancellazione di quello di Salvini, ma era una modifica, e quindi hanno tenuto in piedi il nome decreto sicurezza, ma alla fine dentro ci sono delle norme ancora più blande di prima dell'arrivo di Salvini, no? Ad esempio, le multe che Salvini aveva innalzato fino a 1 milione hanno fatto ritornare le multe al livello di prima, però tornano al livello di prima, da 10 a 50 mila euro, però solo verranno date se c'è un eventuale processo e una condanna, cioè di fatti le multe vengono cancellate, una cosa assolutamente incredibile, no? Come dice Giorgia Meloni, la furia immigrazionista di questa sinistra. Ma l'emendamento che ha dato più fastidio è quello firmato da Stefano Ceccanti, deputato del PD. Riguarda la cancellazione sia della data limite del 30 novembre per la presentazione del decreto flussi, sia del tetto massimo di migranti che possono entrare per lavoro in Italia, cioè nessun tetto massimo. L'emendamento ha ricevuto già il parere favorevole della maggioranza, scatenando l'ira dell'opposizione. Il deputato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, è stato uno tra i più critici. Dice: "Mentre l'Italia viene invasa da immigrati, la maggioranza PD, Grillini, Renzi approva un emendamento folle che cancella il numero massimo di immigrati che potrebbero entrare in Italia con il decreto flussi. Sono degli irresponsabili che auspicano ancora più ingressi in Italia con numeri illimitati. Una follia, un tradimento dell'Italia. Collaborare con i nemici della patria. Il primo dovere è quello di fermarli. Che vergogna". In realtà ha ragione. Il primo governo che arriverà su cancellerà il reddito di cittadinanza,
reintrodurrà il limite all'immigrazione regolare e poi ristrutturerà, ripristinerà i decreti sicurezza di Matteo Salvini, tutto questo sempre se arriverà un governo di centrodestra, perché com'è la politica italiana, avete visto proprio le giravolte di Berlusconi, inquietanti, capite che tutto può succedere in Italia realmente. Il testo dell'emendamento Ceccanti non mancherà di creare polemiche anche quando il dibattito parlamentare sui nuovi decreti di sicurezza approderà in aula. Entro fine mese il Parlamento dovrebbe esprimersi sulla conversione in legge delle nuove disposizioni. Perché attenzione, i decreti di sicurezza nuovi, quelli finti, chiamati decreti di sicurezza, quelli di Zingaretti, ancora devono essere approvati, devono passare alle Camere. Per la maggioranza sarà un test di non poco conto, visto i numeri al Senato che non ci sono e viste le divisioni avute sul tema nelle ultime settimane, specialmente tra PD e 5 Stelle, dove Di Maio si era opposto, Di Maio si era opposto facendo capire, ma qui stiamo tornando indietro. Anche un gruppo di 21 senatori grillini ha detto, ma qui si torna alla politica delle porte aperte il più spalancate possibile. Quindi i 5 Stelle non condividono la politica, la furia immigrazionista del PD. Io non riesco realmente a capire questa furia immigrazionista che significa. È illogico, non ha nessun senso, non ha nessun senso. È come se in Francia ci fosse un partito con furia immigrazionista. O in Spagna, gente che vuol far entrare illegali il più possibile, qualcosa che è contro natura, no? È contro natura, no? Però va bene, il mondo è bello perché vario e quindi probabilmente ci sono, anzi, probabilmente ci sono anche persone che hanno la furia immigrazionista. Quindi adesso avevano detto anche di Maio. È diventato un Salvini qualunque, no? Proprio cercando di denigrare Salvini, un Salvini qualunque sull'immigrazione. In realtà Salvini e Di Maio dicono che l'immigrazione clandestina va fermata come dice la legge italiana. Non è il Salvini qualunque, è che Salvini dice che bisogna rispettare le leggi, ma non dovrebbe neanche dirlo, bisognerebbe farle rispettare le leggi italiane. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia e anche nell'altro canale di YouTube, Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata.